Come voi hanno detto no al nucleare anche gli esponenti di un'altra lista, verde e non civica. E lei prima, mentre aspettavamo che le luci si accendessero, mi ha così tratteggiato questa lista verde con un paragone un pochino particolare. Sì, io penso, intanto a me fa molto piacere che sorgano liste verdi, no? Ma a proposito, altre liste, credo che gli italiani abbiano diritto di cambiare, di provare a cambiare, visti i risultati soprattutto delle vecchie botteghe che aprono la saracinesca ogni stagione elettorale, chiedono voti e distribuiscono al massimo promesse, quando poi non fanno affari come è avvenuto in Piemonte, e non solo in Piemonte, con denaro pubblico e malaffari, direi, sulla testa degli elettori. Circa l'altra lista verde, direi che secondo noi, ed è la nostra opinione, c'è un filo non precisamente verde che li lega a determinati partiti. Lei ha presente le angurie, verdi di fuori e rosse di dentro. Ecco, noi all'interno non vogliamo nessun colore, ha capito? Né rosso, né bianco, né rosa, né nero. Quindi noi non abbiamo che queste tre parole come lista. Lista verde civica, non abbiamo nessun disegno e soprattutto all'interno del nostro verde non c'è nessun colore. Enzo Tortora, quanto durerà il suo matrimonio con la doppia tessera del Partito Ma no, Radicale? io vorrei precisare, non ho una doppia tessera, io mi sono iscritto al Partito Radicale prima dei risultati delle mie elezioni e farlo dopo sarebbe stato da servi o da cortigiani, no? Io ho voluto farlo prima, forse lei non è informata, prima che si aprissero le urne delle elezioni europee. Io ho avuto 500.000 voti di preferenza, non sono pochi. E non sono tutti, direi, di camorristi, come ha detto quel giudice che io ho denunciato, cosa che rifarei tra un minuto e secondo, senza pensarci un attimo, perché, ripeto, noi intendiamo rispettare la giustizia, ma noi esigiamo che la giustizia rispetti i cittadini. Sì, lei non mi ha risposto però. Il matrimonio col Partito Radicale è iniziato in un determinato momento. Sì. Lei pensa che continui felicemente? E perché no? Non ho motivi di pensare che possano esserci incrinature. Di che tipo? Le battaglie che fa il Partito Radicale sono le mie battaglie. Sarà bellissimo se altri partiti. È successo, sa, verranno dopo naturalmente, quando la strada è stata già ampiamente tracciata. Si è verificato nella storia politica di questo paese molte volte. Il divorzio, i radicali erano soli all'inizio, no? L'aborto e poi sono arrivati i partitoni al seguito della gente che solitamente ha più fiuto e più intelligenza dei partiti. Siamo in chiusura. La domanda di rito a questo punto è: io la voto. E poi scriva il suo caro elettore, virgola capo. Beh, lei mi ha detto io la voto e poi, se poi aspetta un posto, voti per la Democrazia Cristiana o per il Partito Comunista. Se aspetta una raccomandazione per questo o quel posto di lavoro, voti per uno degli altri partiti. Se si aspetta un modo diverso, attento all'amministrazione, ai conti, lei sa che io sono genovese, ecco. I conti li so fare e soprattutto con il rispetto delle lire degli italiani. Io alle lire do del lei, per esempio. Vedo che i nostri amici stanno dando del tu, no? Un po' sbracato alle lire. Ecco, e i risultati si vedono. Se lei vuole un modo nuovo, diverso di partecipazione come servizio, non come potere, allora voti, non dico per me, ma per la lista verde e civica. Tutte queste belle cose che lei mi ha detto me le hanno ripetute tutti gli altri intervistati seduti su quella sedia. Beh, Davvero? il programma per i prossimi 5 anni di amministrazione. Ma io non le dico, ecco, il nostro programma. Noi vogliamo essere semplicemente i controllori di questo programma. Noi non abbiamo bacchette magiche. Forse avrà sentito dei programmi dalle persone delle quali lei mi fa accenno. Da me lei non sente un programma, ma l'intenzione è di vederci chiaro. Credo che la gente abbia diritto, oltre che di essere stufa, anche di vederci chiaro. Tutto qua. Ringraziamo Enzo Tortora, l'appuntamento è fissato a domani. Io canterò politico quando starete zitti e tutti i vostri slogan saranno ormai sconfitti.
quando sarete stanchi di starvene nel coro a battere le mani sopra.